Il primo riconoscimento della serata, condotta da Mila Cantagallo, è andato per la sezione Solidarietà Associazione Denti di Riferimento alla Fondazione Istituto Maria Regina Casa Madre Ester e alla sua responsabile, Suor Pina Martella, ente di protezione dell'infanzia che svolge sin dal 1985 l'attività di tutela del bambino abusato e maltrattato attraverso comunità educative, attività di presa in carico psicologica, terapeutica e riabilitativa di bambini in situazioni di abbandono, attività di sostegno alla famiglia e corsi di formazione per operatori sociali, giudiziari, scolastici. A seguire il premio per la sezione teatro, vinto dall'attore e regista Pino Ammendola, l'attore napoletano che ha interpretato il ruolo del protagonista Ovidio nel film Lettura Ovidi con la regia di Cavuti, ha omaggiato il pubblico con alcuni brani tratti dal repertorio di Totò. La sua interpretazione di un brano finale tratto dal libro Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio, premio Campiello 2020, ha aperto il momento dedicato allo scrittore Remo Rapino, premiato per la sezione Letteratura. Rapino ha ricevuto il tronchetto della solidarietà da Davide Cavuti, presidente del premio Mumi. Lo scrittore ha condotto il pubblico nel mondo di Bonfiglio Liborio e del docufilm prodotto da Rete 8, vincitore del premio Flaiano. Il personaggio protagonista del suo libro è stato animato anche dalle letture di alcuni passi da parte dell'attrice Rossella Mattioli. Che per pensare a sta cosa brutta di stare senza un padre non mi prendeva sonno e mi rivoltavo dentro le coperte, mi rivoltavo e chiamavo, ma piano, per non farmi sentire. Papà. Papà. Complimenti.